Fischia il direttore di gara, inizia Real Madrid e Newcastle. Calcio d'angolo battuto, il pallone che sfila, arriva il gol del vantaggio del Real Madrid all'undicesimo minuto di gioco, è 1-0. Rinvio dal fondo di Ciampi in avanti, la spizzata di testa, arriva il tap-in, incredibile, 1-2 del Real Madrid, 2-0 quindi il risultato. Si ripartirà con la rimessa dal fondo, Newcastle che deve riordinare le idee, sotto di 2-0, lancio ora in avanti. Prova la dogana che vince il rimpallo, la dogana, il dribbling secco, il tiro, traversa gol, 2-1. Mette fuori il numero 9, Iannelli, prova a calciare da fuori, che gol del numero 12, 3-1. La il Real Madrid, ancora Gambone. Rischia molto qui sul pressing di Iannelli, l'appoggio, scambia con Contento, Iannelli prova il dribbling, Iannelli si va a prendere il fondo, altro dribbling, entra nel rigore, Iannelli fa tutto da solo, il rimpallo lo favorisce e arriva il 4-1 del Real Madrid, che ancora il numero 12, Iannelli. Dopo 4 minuti scarsi, una conclusione con il tiro del piede destro, Tiburzi. Pallone a sinistra, pallone con l'esterno, deviazione, la sfera che rimane in rigore, la sforbiciata tentata con un colpo fortuito, arriva il duplice fischio, finisce il primo tempo 4-1 per il Real Madrid. Attacco, sfera lanciata, deviazione, poteva diventare pericoloso il tiro, ci ha provato Laicino. Poi il tiro da fuori, grande occasione questa volta per Gambino, fischia il direttore di gara, il tiro verso la porta, direttamente arriva il 4-2 di Gambone. Pallone a sinistra, prova una scivolata, forse c'è stata una deviazione, si continua a giocare dal fondo, dentro c'è il tiro per il 5-2, spedicato, e arriva il triplice fischio, vince 5-2 il Real Madrid sul Newcastle.